Sono entrato, arriva il server di Luke, a posto, puoi ricollegarti. Ma non so quanto fidarmi. No, no, sono nel TS di Luke, quello nostro, puoi tornare, dai. Si stanno collegando 10 milioni di persone, quindi tranquillo, è normale. Direi allora di non entrare tutti insieme. Ma vabbè, dai, collegati veloce, Maggio, dai, due eccoci ore. Eccoci qui! Oddio, faiechissimo, zitti, smettila. Anche tu. Oddio, mi hai assordato. Cioè, ho sentito, eccoci, qui. Cioè, per un attimo ho detto, oddio, vattene a fanculo. Ok. Oddio, da dove sento le voci? Sento, da live. Allora, ti sento da live? Ti sento anche da qualche altra parte? Non lo so. Pippo? Dimmi. Dove sei, bastardo? Eccole qua, amore mio, ciao. Ok, aspetta, ma non la sento. Intanto aspetto un attimo perché io voglio quella coda. Eccomi. E quindi se io voglio quella coda, io lo uccido in modo brutale. No, allora, Pippo, per prendere la coda... No, dovresti no! Dovresti fare così, vai dal mercante. Mm-hmm. Ti compri una balestra. Ce l'ho già. Oh, ok, ti compri le frecce allora. Aspetta, e bam, cambia l'equipaggiamento. Ah, ecco, balestra leggera, devo mettere le frecce. Ah, non ho le frecce. Come no, i dardi, scusami, eh. Perché hai lanciato una bomba? Ho sbagliato. Scusami, ho droppato i dardi prima, eh. Ecco, dardo standard, ecco. Dardo star. Dard, sì, dardo tuo. Allora aspetta no, che cosa brutta. Ok, aspettate un attimo, ok, no, facciamo. Ok, allora adesso io devo premere, mi pare V, no, devo premere F, no, premere C, ok. Come si mira? Lo si può mirare, questo è il brutto. Tu devi sparare da quella parte lì, ma non ti dice dove colpirà di preciso, quindi devi avere abbastanza, come si suol dire, lo sì? Sì, culo. Scusami, non c'è un tasto perché... per mirare? No. Amore, perché hai scritto Death Note? Perché uno ha detto di consigliarmi in qualche anime e avrebbe dato 1000 euro, quindi ora io voglio 1000 euro. Ma anime magari intendeva un fumetto. No. Ma tu, o no? Occhio, aspetta, scusa amore, Pepo, ne hai uno subito a sinistra. Diverso, ah, è vero, sono i manga e fumetti, c'hai ragione. No, scusami, c'è un modo per mirare. Perché ma io... no, non c'è, te l'ho detto. Nei video l'ho visto che c'è gente che mira, eh. Non è vero, sono sbugiardo. Ragazzi, mi dite per favore come si mira. Vabbè, ragazzi, diteci no. Se si può mirare. Ma non hai nemmeno l'arco in mano. C'hai una mazza da una parte... Ah, ok. Ah, le frecce le messe, ok. Scusami, se prendo la balestra a due mani... Con shift, dicono con shift. No, con shift spara, raga, mi avete fatto sprecare un colpo. Esatto, no, tieni schiacciato shift. E la freccia sai che andrà da quella parte. Se lo tengo premuto qua mi spara. Madonna Pepo, non cadere ti prego. Non si può. Pepo usa l'arco con cui puoi mirare. Si mira con l'arco. Allora mi sa che ce n'è uno specializzato per la mira. Per la mira. Boh, non lo so, sinceramente io tutti quelli che ho usato di archi. Ma è brutto quando tira la freccia. Oh, l'ho colpito! L'ho colpito! Sì, ok, ma lo devi colpire 1000 volte. Ah, ok, si è arrabbiato. L'hai fatto giusto un po' incazzare. Comunque dicono solo con l'arco. Come solo con l'arco? Ah, solo con l'arco si può mirare. L'ho ricolpito! Sei sicuro? Mm-hmm. Perché quando lo colpisci si incazza di... Ah, okay. Sì. Incazzato, bestia. Sì, ma qua mi servono tipo 1000 frecce. Comunque continuano a insistere. Continuano a insistere che si mira con l'arco. Le frecce te le dà il mercante, eh. Oddio, che cazzo sta facendo? Comunque... si sta spiffettando con la balestra. Ok, va bene. Ok, va bene, basta. Devo andare a comprare no, le frecce. No, perché? Il Moboot da solo il tuo link di YouTube. Voglio anche il mio. Ma no, basta. Ma per me, ma perché io non ci parlo più con gente come Pepo che non mamma pensa agli amici mia. Che mamma, ha conosciuto mamma, di vecchia mamma. Data. Ma io dove, basta, dove? Sei un venduto. Addio. Tu paghi le persone per dirti che sei bravo. Cioè, tutti i commenti sì. Che vedete sotto al suo video, in realtà... Sì, sentiamo, li ho pagati, vero? Ovviamente pagati. No, l'ambulanza! La finisci di più. Stai prendendo a pugni delle casse. Oh, ti rendi conto che è una cosa impossibile nella realtà? Io
mi diverto. Prova a prendere a pugni una cassa, ma che male ti fai nella realtà? Vabbè, ovvio. Mamma mia che sei. Allora, Pippo, io direi di andare avanti, possibile. Sì, no, se però quel drago si decidesse a Anzi, fuoco. Ti dirò di più, ti dirò di più. Userei un'umanità, dato che ne hai quattro. Ah no, uno, ok, ne hai uno in alto a sinistra. Diventi umano, e qua dove sei sotto il drago, dovrebbe esserci qualcuno che ha messo il segno. Ok, quindi? Così, e così ti fai aiutare. Perché secondo te non sono bravo da solo, che cosa vorresti insinuare? Non è che non sei bravo da solo, è che sei... Perché il tuo bot banna la gente che dice buonanotte? Perché il mobot è una bruttissima persona! 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 Perché mi fai fare queste cose? Ciao a tutti ragazzi, tutti quelli che stanno entrando, ma quelli che se ne vanno. Comunque dipende come lo scrivono, non chiedono, non mi fanno. E boh, non ho fatto in tempo a leggere, ma... No! Senti, ma perché dovete rompere le palle? Ma non rompetemi le palle, mamma mia. Pure mentre sono nel falò mi rompete le palle. Oh, ok, allora, io vado avanti, dai, che sono bloccato in questo punto da 10 giorni. Allora, andiamo avanti, facciamoci le 500 anime col drago. Ok, perfetto, diciamo che sì, mi sono fatto le 500 anime col drago, ma... Come faccio a capire quando non si incazza? Scusami, Siamo crashati di nuovo. Perché da me si arrabbia così? Io voglio però quell'oggetto. Ho bisogno di sapere cosa è. No, perché ti arrabbi così? No, siamo amici! Dai! Ma sei un cavallo di merda! No, senti, ma te ne affanculo, drago di merda! Io quanto non ci parlo! Mamma mia! Ah, ma mi serve il mercante ora che ci penso. Lì c'è un tizio, io muoio contro quello. Ah, vero, ma potrei ammazzare il drago. Mi servono le frecce, ergo per le frecce dove devo andare? E mi serve Maggio, mi serve Maggio! Mi serve Maggio, mi serve quel... Mi serve Maggio, senza Maggio io non so andare avanti. Maggio! Mi serve Maggio. Maggio! Come ti trovo? Allora, va bene, facciamo così. Mi sta chiamando su Steam, Rispondi. Ci sono. No, riprendi, ok, ci sono. Basta cercarmi e ci sono, eccomi. Ok, perfetto. No, allora, mi serve il mercante, voglio uscire da sta viverna, non mi interessa, è diventata la mia priorità. Ho sentito. No, no, la liverna non la uccidi sicuramente con l'arco, prima di tutto. Ah, no? Comunque... Ti volevo dire, quell'arma che tu hai detto nel live che volevi prendere assolutamente, prendila perché è bella, è la Claymore mi pare, uno spadone gigante lungo più del di te, ok? Quale Claymore, scusami? Ok, comunque stanno dicendo che stanno dossando il PS e a quanto pare ci stanno... Ma sai che tipo, affanculo, vai, io ci provo. Aspetta che... Ah, qualche ecco che è vero. No, aspetta, c'hai 3000 anime, Pippo. Non ti preoccupare, apposta, ce l'ho fatta, l'ho preso, visto? Perfetto. Ho droppato lo scudo del soldato vuoto, sì. No, c'è anche un altro... Ma io vorrei provare una pazzia. Gli corri sotto i piedi? Sì. Ah, esatto, perché non è quella roba lì del soldato vuoto che dovevi prendere. Vedi là sotto che ci sono altre due cose? Sì, sì. Ecco, una è la Claymore, quella che ci sta di brutto.
Allora vado per prendere, allora aspetta un attimo. Fammi vedere un attimo l'inventario. Allora, cambio equipaggiamento, vediamo se è lo scudo. Allora, 54. No, l'inventario ti serve poco, sinceramente, in questo momento, dato che ti incendierà. Io sinceramente mi toglierei l'arco, mi toglierei. Come si fa? Le caratteristiche come si vedono? Le caratteristiche fai start. Scusa, vai su. No, ti prego, non mi dire Y umanità. Perché aspetta, ti incendio. Mi dico. No, devi fare cambia visuale X. Devi leggere la descrizione. Come cazzo si legge la descrizione? Devi andare sull'oggetto e fare cambia visuale X. Cioè la X, quella del. Sto premendo tutti i tasti in modo brutale. Allora, Vipot mi sta dicendo che hai due umanità, ok, ma cosa. Vabbè, vaffanculo, vai. Ah, non lo so cosa me ne faccio io intanto quella cosa. Allora. Aspetta, Pippo. No, io ci provo, basta. No, aspetta. Dove c'è ora il palo? No, mi ha detto no, sputa fuoco, mi sa che non vuole che ci provi. Bravo. Vai dove c'è il falò e ravviva la fiamma, così ti dai 10 fiaschette ogni volta che ti vieni. Ma sputa fiamma! No, non l'ho ancora riavvivato la fiamma. Allora fallo, perché hai due umanità, quindi ti consiglio di. Diventa umano e poi ravvivala. Vedi, lo dico che lo Pepo, svuotati e fai una corsa, sennò sei troppo pesante. Dovresti toglierti. È che andando a riavviare la fiamma. Sì, ma io non voglio uccidere il suo drago, ecco. Voglio la sua coda, non mi interessa, è diventata la mia vita. Allora, ravviva la fiamma, è impossibile ravvivere la fiamma ad essere vuoto. Devi prima diventare umano, prima divento umano e poi la ravvivi. Ok. Ravviva la fiamma. Ravviva la fiamma. Ma te Pippo ce l'hai l'Xbox a casa giusto? Sì. Ok, ho ravvivato la fiamma, okay. Mo? Ma non... Ok, niente, ora ogni volta che ti siedi ti dai 10 fiaschette. Ah, sembra. Ok. Ma che quante volte la posso riavviare, scusami? No, l'hai. Una volta che lo fai, basta. No, ok. Pensavo la potessi riavviare tipo 267 volte. No, non serve a niente. No, ok. La pensavo diventassi fico. Va bene, diventassi bianco. Okay, intanto allora, 3000 anime, quindi aspetto un attimo che avanzo di livello. Cosa mi consigli? Vitalità, stamina o forza? O sono 16, 14, 15? Io sinceramente la forza, perché così potrai usare prima di tutto armi più potenti, in più ti si... come si dice? Faccio più danni. Ti aumenta il peso massimo che puoi portare, quindi cammini più veloce, capito? Ok, sì, ho capito. Voglio provare la mia nuova arma comunque, anche se dici ma la stai provando da tre quarti d'ora, vabbè, lo so. Ok, quel pirla si è ammazzato da solo. Vai, attacca. Fammi vedere piuttosto, che io c'ho ancora dal solo aperto. Mamma mia, quanto sono pro. Non lo so, perché io adesso non sto guardando il live, dato che sono nel mio gioco, nel mio livello, per vedere. No, mi si è spento il joystick, dato che io ce l'ho. No, mi sa che si è scaricata la guida. Ah no, okay. Cattivo joystick. Sì, un joystick cattivo. Io sono al livello 34. Pippo, quando arrivi al livello 24 posso giocare con te. No, ho sbagliato! No, mannaggia, dai, ma dai! Mi appaiono le minchiate, ma porca troia! Ma che cazzo! Minchia dai, ma che gioco di merda però, Però! Mi hanno detto, la stamina aumenta la resistenza con la faccina quella triste, come per dire, io so tutto, eh. Io lo so che l'altro quello fa quello, quindi sono quelli che stronzi! Cioè, però comunque allora. Tu sei ignorante tu, cioè, non guarda che voleva bere. Sì, sei ignorante. No, sei ignorante, basta, sei una brutta persona, pure okay, ignorante. Comunque la prossima volta aumenta. Oh, sciotta! Aumenta la stamina piuttosto. Ok. Che fa, miri o vuoi un bacetto per mirare? Vedi se il TS funge. Tutto è più veloce, tutto è più veloce. Ok, arrivo subito. Cioè, arrivo subito con la mia calma.
Sì, sì, molta calma. Ciao, amore. Vai, Pippo, metto giù qua. Ci vediamo tutti dietro. Ok. Ti aspetto l'arrivo, sì. Mentre lotto qua, però tu è... Oh, guarda, ti ho fatto dannissimo, Oh, crepissimo. Suca. E mentre vi faccio vedere come l'ho arato, mi collego sul TS one moment, sperando che vadi senza andato. Allora, vediamo... C'è Maggio che ha detto che il TS va, ma da me non si sta collegando. Ecco il TS! Il TS si è collegato! Il TS si è collegato! Eccolo, ce l'abbiamo fatta, sì, Pippo. Comunque, effettivamente... Salutiamo Miticaccia, perché sennò ci dice che siamo dei cavalli. Ah, Miticaccio, non me ne ero accorto. Ah, c'è anche Miticaccio, ok. No, è giù nella chat. Ciao, Miti. Domani recchiamo Train 2. Va bene. Domani recchiamo Train 2, sì, probabilmente. Ok, vengo anch'io. Sì, dai. Fa la commentatrice. Tira le bombe. Stavamo dicendo, allora, Pepo. Ma là tirano le bombe. Guardate che bastardi, ma io li voglio ucciderissimo. Vabbè, poi li ucciderò. Allora, c'è il mercante. Dov'è il mercante? Allora, sinceramente, se lo uccidi effettivamente ti dà un'arma velocissima. Mm-hmm. Però il mercante è anche una buona risorsa in questo momento, dato che ti dà frecce ed altre cose. Sì, allora aspetta, prima le frecce. Ecco, allora. Magari prima prendi le frecce e poi lo uccidi. Ok, io nel mentre mi faccio 6-500 anime così gratis. Perfetto. Mi spieghi dove il mercante non me lo... È ricrasciato di nuovo. Io giuro, uccido quelli che stanno addossando il TS. Ma vi fate una sega piuttosto? Sì, ma fatevi una vita, ma fatevi una vita. Ma ammazzatevi di seghe, per favore, ma... Ok, oh, ti sento... Aspetta, mettiamo in pausa qua. Sì, okay. Metti in pausa, ecco. Ho messo in pausa così nel caso ti richiamo subito. Ok, vabbè. Dicevamo. Sì, dicevamo. Chi è che è ricrasciato il TS? Sì, no, adesso rifunziona. Ok, ora rifunziona, sì. Allora, dicevi, il mercante dov'è? Allora, il mercante era lì dove ci sono quei due con l'alabarda e lo scudo. Quei due con l'alabarda e lo scudo? Dove ti si tirano le bombe? Sì, più o meno. Ok. Devo scendere giù. Quando esci dal falò, invece di andare a sinistra, vai a destra. Ok. Ok. Aspetta, mi riposo al falò. Intanto mettiamoci le fiaschette Estus qui e facciamo un riposo accanto al falò. Aspetta, sali ancora una volta. Sali una volta così ti prendi le 500 anime. Dai, così se arriva al 24 riusciamo a giocare insieme. Ok. Allora, aspetta un attimo. Saliamo, andiamo a prendere le anime. Così giochiamo insieme e mi dai una mano, perché da solo, sinceramente, è un casino, perché... Anche se sinceramente è l'una e io, come ben sai, io vado a lavorare anche sabato. Uish. Tu non lavori, tu fai finta. Oh, guarda quanto. Tiro fuori la lingua. Oh, no. Ecco, per chi non lo sapesse, ragazzi, il lavoro di Maggio consiste nel tenere la lingua così, E le persone con le lettere fanno... E lui deve leccare le buste e impiegare lui è un lecchino, ecco. Che schifo. No, specchia che mi sta chiamando... Aspetta, c'è anche Ale. Il TS funziona, Guardate che sono forte. Guardate che non muore questo bastardo. Ok, sei morto. Vai, Pippo. Aspetta, ammazzo pure quei due, almeno faccio esperienza. Senti, ma muori in modo brutale, per favore, vai. Muori male. Mamma mia, guardate, mi sento figo quando faccio queste cose. Oh. Ciao, amore. No? Dite che ci siete ancora? Sì, ci sono, ci sono. Ah, ok, madonna, c'ho la paura che ora... Sì. Ok, allora, scendi le scale, vai da quelli lì con la labarda, li uccidi. Sotto le casse c'è il mercante, devi rompere le casse. Questa è l'unica volta in cui c'è bisogno di distruggere le casse. Dai, levati. Guarda che non... Davvero hanno fatto la 1.8? Sì, ragazzi, è uscito lo snapshot della 1.8 di Minecraft. E hanno aggiunto il granito e altri due materiali che non so come si chiamano in italiano. Comunque vediamo che sono forte. Sono fortissimo, raga. Sono fortissimo. Non è vero, non sei fortissimo. Sei zitto, comunque no, fortissimo. Non hanno fatto la 1.8, è uscito lo snapshot. Potrei andare a uccidere Mito se solo volessi.
Una foto. Uno snapshot è, tipo una beta della cosa. Oddio, o una roba del genere. È un'imboscata questa, no? Perché se è un'imboscata dico... Che cazzo stai facendo? Senti, guarda, ti ammazzo, guarda, muori.